Abbiamo il piacere di avere qui con noi l'avvocato Vincenzo Pellegrini, presidente dell'associazione. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi. Volevamo appunto chiedere quali sono le aspettative per questo evento. Beh, il primo giorno c'è sempre emozione, quindi già questa è una sensazione positiva. Le aspettative sono importanti perché questo show non è uno show qualunque per noi. L'Italia ha una quindicina di show anche di livello altissimo, ma questo è il primo show di classe A che facciamo in Italia. Forse insomma, per sapere qual è l'importanza basti pensare che in Europa e nel Medio Oriente ci sono solo 5 show di classe A e uno di questi è quello che c'è qui quest'oggi. Quindi è un avvio di una nuova avventura. Ci abbiamo creduto perché l'Italia merita uno show di classe A per la storia che ha nell'allevamento del cavallo arabo, per i risultati che ha e perché anche in Italia ci sono certamente tra i migliori cavalli d'Europa, non solo di allevatori italiani ma anche di allevatori di Stato del Medio Oriente o di allevatori di privati esteri che hanno scelto l'Italia come luogo in cui tenere i loro cavalli per gli show. Anche grazie al fatto che in Italia abbiamo strutture, buoni trainer, ottimi trainer, quindi insomma uno show qui in Italia penso possa avere buona fortuna, almeno è la nostra speranza. La finalità di questo evento qual è? Beh, è un evento di morfologia, quindi l'evento mira a selezionare tra più soggetti partecipanti quelli che rappresentano al meglio la tipicità della razza, quindi per caratteristiche estetiche che sono elencati peraltro nelle modalità di punteggio. Il punteggio premia la tipicità appunto che è l'apparenza complessiva del cavallo come un cavallo rappresentante della sua razza, poi testa, collo, dorso armonia, arti e movimento. Quindi in questi voti sta un riassunto del giudizio sulla qualità morfologica del cavallo. Perché per il cavallo arabo sono importanti queste rassegne forse più che per altri cavalli? Perché il cavallo arabo è nell'allevamento anche degli altri cavalli diciamo non arabi un miglioratore per eccellenza, è un cavallo che porta un patrimonio genetico importantissimo. Chi alleva questi cavalli ha come mira principale di preservarlo, di non sacrificarlo, perché è una ricchezza per tutto il mondo del cavallo, e quindi se i cavalli arabi vanno in razza devono essere anche i migliori cavalli arabi, e queste rassegne hanno lo scopo di selezionare i migliori cavalli arabi, in questo caso d'Europa e del Medio Oriente. Ecco, gli obiettivi futuri dell'associazione nella realizzazione di altri eventi che riuniscano tutti gli allevatori? Allora, dicevo che l'Italia ha 15 show circa, tra cui alcuni internazionali, nazionali e anche regionali. L'associazione, in particolare che io rappresento, ne organizza direttamente 3 con quest'anno facendo lo show A, quindi lo show A organizza il nazionale ogni anno e organizza lo show di Verona che biennalmente è il campionato europeo. Oltre a questa quantità di show non si può arrivare, è uno sforzo associativo importante. Teniamo conto che l'associazione è un'associazione che sia una segreteria professionale, quindi ha chi lavora in modo professionale, ma è molto supportata a livello volontaristico, quindi è uno sforzo importante. Nostra mira qual è? Rendere questi show sempre più equi, più validi per chi compete e per chi partecipa come spettatore. Dare un'indicazione che in Italia si può portare i cavalli e si trova certamente un circuito competitivo di eccellenza, e avvicinare i grandissimi allevamenti, tra cui alcuni sono già italiani, con questi show che attraggono degli allevatori esteri agli allevatori migliori del mondo. Quindi è anche un tramite di mercato, di contatto per favorire la commercializzazione dei cavalli. Quindi confidiamo di proseguire con questo programma, inserendo da quest'anno e continuando ad inserire anche per i prossimi questo show nel novero degli show che si tengono in Italia. La novità di quest'anno è anche l'introduzione della possibilità per molti proprietari di cavalli arabi di partecipare pur non avendo qualifiche. Beh, certamente. Allora diciamo che l'organizzatore ha una scelta. Se limitare la partecipazione allo show A soggetti che hanno già avuto dei risultati negli show inferiori,
oppure aprire la partecipazione, quindi facendo saltare un po' il curriculum a qualcuno che vuole affrontare il parterre. Beh, certamente per dare una maggiore possibilità agli allevatori italiani che ritengono di avere dei cavalli di qualità, che abbiano le qualità per competere in questo ring, di non perdere la possibilità di partecipare. Quindi certamente questa è la finalità. Certo è che è un'apertura anche relativa, perché nessuno porta qui il cavallo se non pensa di avere un cavallo veramente competitivo, perché i cavalli che vedete qui dietro, questi sono puledri, ma insomma i cavalli cresciuti sono cavalli che hanno tutti un palmarès di livello assoluto, ci sono campioni mondiali, qui ci sono campioni europei, vice campioni europei, quindi sono soggetti che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo. Però se uno, ci sono stati alcuni che hanno portato cavalli senza classifica, senza qualifica, e quindi evidentemente abbiamo fatto bene ad aprire, perché c'è qualcuno che ha ritenuto di sfruttare questa opportunità.